Una cerimonia a Palazzo Lascari in onore degli atleti azzurri di origine piemontese che hanno partecipato in Brasile ai 31esimi Giochi Olimpici e ai 15esimi Giochi Paralimpici estivi. L'evento ha contato la partecipazione del Presidente del Consiglio regionale e Presidente degli Stati Generali dello Sport, dell'Assessore regionale allo Sport e dei rappresentanti dei Comitati Olimpico e Paralimpico del Piemonte. Presenti anche numerosi esponenti delle varie federazioni e di medaglie d'oro del passato, come Maurizio da Milano, Livio Berruti e Cesare Salvadori. Una tradizione iniziata tanti anni fa, nobile come il pentathlon. Oggi si chiama pentathlon moderno, un'esperienza positiva tutto sommato a Rio. Sì, positivissima quasi, perché sono stata terza fino all'equitazione. Poi equitazione non è andata benissimo, ho fatto 3 abbattimenti e sono scesa alla 6ª posizione e poi col combine sono scesa ancora all'8ª, però sono stata lì, me la sono quasi giocata per una medaglia, quindi bene. Soddisfatto o deluso dalla partecipazione alle Paralimpiadi? Già il fatto che sono stato convocato e ho raggiunto i minimi per andare alle Olimpiadi, già lì la soddisfazione era massima, perché già andare alle Olimpiadi è una vittoria, penso, per qualsiasi atleta, è l'obiettivo principale di qualsiasi atleta al mondo. Andare ed arrivare in finale, direi che è stato un risultato eccezionale. Un po' di rammarico ce l'ho, perché so che avevo nelle gambe la possibilità di poter arrivare a medaglia. Un terzo, quarto posto poteva essere nelle mie corde tranquillamente, però purtroppo l'hai andata così, purtroppo. È andata benissimo, sono in finale, sono fra gli 8 al mondo. Un sogno che diventa realtà e corona una carriera, tanti sacrifici. La medaglia d'oro, la 200ª medaglia d'oro della storia delle spedizioni italiane alle Olimpiadi. Che dire, è un'emozione che non si può descrivere. Diciamo che quando ho vinto quella finale lì ho sentito il cuore che scoppiava, mi sentivo il re del mondo. Poi pian piano con i giorni non passa, è inutile, ti dico, cioè ci penso ogni giorno, ogni momento. Sono emozioni che rimangono dentro per sempre, tutta la vita. Se tu hai un obiettivo fin da piccolo ed è un sogno a cui arrivare, per te quello lì diventa vita. Cioè per me l'Olimpiadi era o vita o morte. Elisabetta Mino, arciere, medaglia di bronzo alle Paralimpiadi Rio 2016, un'emozione indescrivibile. Beh, le medaglie paralimpiche sono emozionanti, il palcoscenico olimpico è una cosa difficilmente descrivibile. È sicuramente un'emozione, la prima medaglia olimpica vinta con il mio compagno Roberto Eroldi, quindi sono molto contenta di portare al collo questa medaglia. Insomma, sono 10 anni ormai che sono in nazionale, è stata la mia terza Paralimpiade e quindi un'attività iniziata un po' per caso, ma che poi ha acceso quella passione che non ti fa smettere mai.